Io volevo solo descrivere un mondo. Infatti, proprio relativo a questo, un po' leggendo il blog di Guglielmino, un po' in giro per il blog, un po' leggendo proprio i testi, io avevo notato questa cosa e volevo parlarne un po' con te, del fatto che si è parlato tanto degli operai, della poesia degli operai, anche negli anni precedenti, come di questa sorta di epica operaista, di questa poesia urlata, di denuncia per forza, aggressiva, Brugnaro, contro pensa a tutto. Brugnaro, cioè maledetti, padroni, cioè io non Invece, posso ecco, fare. infatti io leggendo, più che questa aggressività, ho notato soprattutto una volontà di voler narrare, tra virgolette, una condizione esistenziale, più che altro si Brava, potremmo definire, sì. e uno stile abbastanza, ecco, libero da simboli o da icone, proprio semplice, ecco, questo penso che si possa dire, ecco. Un'altra cosa che volevo dire è che, conoscendo abbastanza da vicino, insomma, la condizione operaia, in quanto figlia di operaio, in cassa integrazione, tutte queste cose qui, Purtroppo mi spiace. venendo qui, allora ne ho parlato ovviamente con mio papà, e ho detto: se tu dovessi andare da Fabio Franzina a fare una domanda, a parlare degli operai, che cosa gli diresti? E mio papà mi ha detto: io direi che gli operai oggi sono trasparenti e Ah, che bellissimo. vivono nel sogno della pensione. E posso confermare che mio padre vive col sogno della Allora, io però ho pensione. scritto, tuo padre, secondo me, ha espresso in maniera straordinaria quello che è la visione dell'operaio. L'operaio è trasparente, in effetti, e questo è triste perché io penso che la classe operaia abbia dato molto a questo paese. Con lo spirito di abnegazione che ha sempre avuto l'operaio. E allo stesso tempo io su questa raccolta che uscirà a fine anno, che Mammon che dico a un certo punto la vita che destino, cioè aspettavo la pensione, adesso è come sentirmi come in prigione, una cosa del genere, perché sono a casa anche in cassa integrazione. Certo, si aspetta la pensione perché questa, la realtà è dura, ma più che dura non c'è dignità. Io sono stato una settimana in Germania adesso, lo spazzino e il primo ministro hanno uguale dignità. È giusto che abbiano paghe diverse, ma hanno uguale dignità perché entrambi sono utili al paese. Questo è proprio un problema della nostra società, proprio. Nel senso che Ecco, la mancanza di sì, non è riconosciuta dignità. dignità, ma neanche perché nessuno vuole più andare a fare l'operaio, comunque si aspira, perché, ma non, cioè, c'è proprio una mancanza di dignità, Dignità, più che soprattutto, di. sì. Perché se forse negli anni 70 era comunque eri in un gruppo, adesso tu sei Sei solo, tu solo. sei in un Sì, ma ci si gruppo, ma sei scanna. solo e ci si fa del male. Dico, c'è poi questa cupola, no? Il padrone, come è organizzato il lavoro? Il padrone delega al direttore, il direttore ai capi, i capi ai sottoposti, i sottoposti a. E questo, cioè, se tu non dai responsabilità ad ognuno e anche la responsabilità con le sue, come si dice, insomma, con le proprie responsabilità Responsabilità. fino in fondo, ma non dai anche al contempo la soddisfazione quando le cose vanno bene, Certo. cioè, se uno non è responsabile di quello che fa al punto di poter avere qualcosa di tornaconto quando le cose vanno bene, forse anche una pacca sulla spalla, non solo soldi. Sarà sempre così, sarà una cosa avvilente, uno stato avvilente. Poi un'ultima cosa, sempre in relazione a quello che diceva Mirko del dialetto, che ci si chiedeva come mai in questi tempi una persona comunque decide di scrivere in dialetto. Io credo, e non so se sia accostato così, che probabilmente tu non potevi non farlo, non potevi non scrivere in dialetto degli operai, Ma non solo o degli operai, dell'operaio sì, comunque che beh, non c'era. degli operai certo. Achille Serao, che è un grande studioso, un grande poeta dialettale del Novecento, che è anche un caro amico, mi ha detto una volta, perché io appunto dicevo, ma
però cioè, è limitante scrivere in dialetto, nel senso che sì, appunto, hai meno possibilità Una parte limitante. che gli altri fruiscono della tua opera. Ma lui mi ha detto: ma guarda che non è il poeta che sceglie la lingua in cui scrivere, è la Esatto, lingua che è sceglie stata per il poeta. l'impressione Ed che è ha avuto qui, anche a me. è la lingua che sceglie. Io non potrei Sì. scrivere questo. Ho scritto Pare un libro su mio padre. Non avrei potuto scriverlo in nessun'altra lingua perché non veniva. Io avevo in testa i testi, gli snodi sintattici, tutte le cose. Niente, è una cosa algida, non veniva, non. Algida, proprio l'aggettivo giusto, sì, bene. Ma adesso viviamo questa crisi, crisi forse era il termine più pronunciato dell'ultimo anno e mezzo, e le visioni che ci vengono offerte, si deve dire dalla televisione, che occupa tutti i canali di informazione, di influenza, offre appunto visioni che da una parte l'ottimismo del fare, no? Andate a comprare che tutto andrà bene, e dall'altra parte invece una drammaticità sempre crescente. Da una crisi del genere può nascere qualcosa di positivo, e Io come? mi auguro di sì, mi auguro che la gente un po' si svegli, innanzitutto che sia disposta a perdere qualcosa dal punto di vista materiale, ma di acquistarlo dal punto di vista di quello che è veramente il bene della vita, il benessere. Il benessere non è il PIL, ma è lo star bene con i propri cari, con la propria famiglia, con tutte queste cose qua. Io mi auguro, credo che sarà un percorso ancora lungo, non siamo preparati a questo. E io ho anche un po' paura, temo che questa crisi possa sfociare in qualcosa di drammatico, non so cosa, non so in che maniera, penso al terrorismo, penso anche a una guerra. Io spero che, ne uscire, che riusci, tutti si riesca a uscirne in maniera indolore, anche se passiamo tutte le nostre traversie di affanno, di preoccupazione, di ansia, però non so, sono molto fiducioso nei giovani, però i giovani sono i primi ad essere colpiti perché non trovano lavoro. Non so, sono un po' scettico, ma non voglio essere pessimista. Adesso la domanda che è l'ultima, forse è la più difficile, perché tu hai scelto di scrivere poesia e perché oggi un poeta dovrebbe continuare a vivere e a scrivere? Io ho scelto di scrivere poesia, l'ho scritto Perché recentemente, la poesia ha scelto te per scrivere? l'ho scritto recentemente in un'intervista, no, l'ho scritto, mi hanno fatto un'intervista per Comunità Provvisoria, il blog di Franco Arminio. Io sono entrato in un bar una ventina d'anni fa e dentro di me sentivo già la voglia di scrivere, però dicevo io non ho gli strumenti, ho fatto la terza elementare, non boh, cosa vuoi che scriva? E sono entrato e c'era il padrone di un bar che stava redarguendo veramente in malo modo la cameriera. E questa, cioè io ho visto l'afflizione sul volto di questa, l'umiliazione sul volto di questa cameriera, ho detto no, ma io devo parlare di queste cose. Devo parlare del dolore che attraversa la vita, ma anche dei lampi, delle scintille di gioia che attraversano le vite. Però questo senso di mia madre ha lavorato come serva a Milano e alla fine gli hanno rubato tutti i soldi che gli avevano messo, cioè i padroni stessi gli hanno rubato. C'è questo senso di rivalsa sociale che è forte in me, proprio perché storicamente la mia famiglia non ha vissuto nello splendore. Perché un poeta deve continuare a scrivere? Innanzitutto, secondo me, per essere testimone. Un poeta non deve mai pensare che farà soldi, non deve mai pensare di avere fama. Un poeta deve fare il suo lavoro, stare con le parole, tenersele strette quando ci sono, cercarle quando non ci sono. O alle volte lasciarle che vadano per la loro strada, che vadano forse da altri poeti,
Questo deve fare un poeta. Non, comunque, ecco, sì, tenere sempre gli occhi aperti, stare sempre attento ai dettagli, perché poi sono i dettagli gli aspetti più importanti, più significativi di ogni cosa. Se Martina, però voglio almeno chiederti di regalarci una pagina di Sì, io ce l'ho lettura, qua. una Spero pagina e che o poi. Davide o qualcuno venga. Marta, la 43 anni. Da 25 a grata cornice qua carta de vero il tampon. Agherussa via vernice dura dai curve del legno. E garestà come un segno te man. Carese che sgrafa e onge curte da on. I sobei cavei biondi e boccolosi, io adesso un groppo de spaghi stopposi che nessuna perucchiera può più tornare a rizzar. Qua cata e so care amiche maestre o segretarie, che par che sia tan più giovane lei, a invidia che onge, cussi rosse e longhe, i cavei lisci e luminosi, che i dei ben curati cui si para drio e rece, i recini. Levarda e spessa pensa al suo destin, tutta una vita persa a grattarsi via dal corpo a Beiza. Vediamo se riusciamo. Ne leggo magari un'altra. Ma questa vai che questa è ritmata. Una sbocconata, un sorso d'acqua fra un tocco e che altro, e fra un tocco e che altro una parola, un pensiero, un sorriso. Fra un tocco un ricordo e fra che altro un rimorso, e prima viene il tocco e dopo tutto il resto, e fra un tocco e che altro le un capo che te guarda, e dopo le un tocco che pensa, e un operaio a tocchi, e il pensiero che il tocco venga bene e paura che invece si è storta, che a sera i tocchi sia massa pochi, chi si aspetta via dai man, chi ne asse dar casa. E prima dei tocchi le il pensiero di tutti i tocchi che ne spetta là, e il pensiero di essere tocchi in canoantri. Che fra un tocco e che altro, de noantri, resta il tempo di darsi un baso, di dirsi una parola soia, e chi possa incastrarsi. Allora, non possiamo che ringraziare Fabio Insomma, io che ringrazio voi immensamente, e di cuore. per chiunque abbia sentito queste letture, abbia la curiosità, per chi non è veneto, magari viene da altre zone, di leggersi la traduzione a fianco, che è tua, volevo chiederti. Sì, Ah, ecco, sempre. che è tua. Basta cercare questo libro, in qualche modo dovresti riuscire a trovarlo. Non è esattamente uno di quei libri che si trova nelle edicole Neanche, insieme ai rotocalchi, però se vi impegnate lo riuscite a trovare. Grazie. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie.